Vegan Boys e Vegan Girls, ho fatto una spesa al mercato di frutta e verdura e adesso ve la mostro. Allora, vediamo che cosa c'è qui. Allora, abbiamo comprato delle ottime more, poi 2 kg di arance navelline da spremuta, buonissime, succose. La marca è Rosilebu, sono veramente ottime. Poi abbiamo, vabbè, il fruttivendolo, siccome mi conosce e mi tratta bene, gli ho detto: senti, ma se c'hai qualche albicocca più matura e la devi buttare, dammela. E queste sarebbero andate, insomma, buttate. In realtà sono perfette, vanno semplicemente un attimo pulite, ma queste sono ottime. E poi anche qualche bananina che magari è aperta, come questa, o queste tigrate proprio come piacciono a me, e quindi me le dai in omaggio. Infatti conviene sempre chiedere magari ai fruttivendoli in un mercato, eccetera. Loro hanno l'abitudine di buttare la frutta che magari presenta qualche ammaccatura, qualcosa. In realtà è ottima perché è al giusto punto di maturazione. Poi abbiamo preso delle cicorie fresche. Queste praticamente si possono fare sia le foglioline di insalata, e poi queste si possono cuocere. E poi ho fatto una scorta di banane. Purtroppo avevano solo queste disponibili, che sono completamente acerbe. Logicamente mi ha fatto un prezzo di riguardo, parliamo di meno di 1 euro al chilo, e logicamente saranno da maturare e mangiare quando appunto assumono questa consistenza e sono belle tigrate. Poi abbiamo preso mandorle secche, con quale possiamo fare anche un bel burro di mandorle, e semi di zucca dolci. Seconda busta. Allora, seconda busta abbiamo fragoline, delle ottime fragole, 1 chilo di fragole a 50 centesimi e 1 chilo di ciliegie. Questa dovrebbe essere qualità ferrovia. Buonissime. Poi ancora banane da far maturare per bene. Ricordo sempre che le banane si mangiano tigrate e non così acerbe. Buonissime albicocche, vi dico, veramente gustose, saporite e al punto giusto da mangiare. Infatti ne stiamo consumando veramente tante. Poi ho trovato questi fagiolini e la buona rucola fresca, questa fa benissimo. E fagiolini, sinceramente avevo il desiderio di fare una bella insalata di fagiolini e ho comprato questi qui a circa 3 euro al chilo. E poi, ragazzi, meloncini cantalupe, vi dico, di una bontà pazzesca. Sono proprio, addirittura il fruttivendolo, siccome uno chiedeva come fossero, l'ha aperto lì sul momento e ce l'ha fatto mangiare. Vi dico, proprio succoso, deliziosissimo. Ne ho presi 6 e li ho pagati tutti e 6 sui 4 euro. Ok, questa è una spesa che ho fatto oggi nel giro di veramente pochissimo tempo, in 20 minuti, al mercato di Apigia, di via Pitagora. E volete sapere quanto ho speso? Indovinate. €25.